E allora, se voi siete degli esseri che respirate, è bene scoprire che la cosa più bella, oltre a respirare l'atmosfera inquinata della nostra città, non credo che sia bella, no? È respirare la presenza di Dio. Ci fa bene, ci fa bene. Ecco, io vorrei incoraggiarvi, tanti di voi è come se avessero una grossa difficoltà a respirare l'aria di Dio. Cioè, non so se mi capite, respiriamo tutte le nostre rimuginazioni, i nostri pensieri, le nostre ossessioni, le nostre preoccupazioni, le respiriamo continuamente fino al punto da respirare affannosamente tante volte, perché quello che respiriamo dell'aria circostante ci leva il respiro veramente in certi momenti, ci opprime, ci distrugge. Ma è bello poter respirare un'aria alternativa, senza bisogno di andare nelle Dolomiti o in altri posti di questo genere. Dio ha provveduto un modo per poter veramente respirare la sua presenza e ci fa molto bene. Io voglio invitarvi a farne un'esperienza più prolungata, a uscire ogni tanto dalla vostra atmosfera, senza bisogno di prendere una navicella spaziale, di uscire un po' dalla forza di gravità, che è molto grave tante volte, vi schiaccia a terra, e di sollevarvi con una navicella di fede, con un piccolo atto di fede come propellente, ed entrare in questo contatto semplice, spontaneo con Dio. Questo è quello che Dio si aspetta e Lui è pronto poi a benedirci perché Lui ci aspetta nella sua atmosfera, nel suo regno. E il suo regno non è quando moriremo o dopo, anche, ma il suo regno inizia dentro di noi, nella nostra vita, nei nostri cuori. Il regno di Dio è dentro di voi. Vogliamo leggere assieme una parte della Scrittura. In Giovanni dovrebbe essere, se non mi ricordo male, è venuto in mente. Se Gesù dice così ai suoi discepoli: se perseverate nella mia parola, sarete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ripeto, è un versetto che, anche se tante volte lo citiamo, è una dinamite nuova questa sera nella mia vita e spero anche nella vostra. Gesù si rivolge ai suoi discepoli e dice: se perseverate nella mia parola, sarete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Se perseverate nella mia parola, primo invito a una riflessione. Che significa perseverare nella parola di Dio? Forse la prima idea che ci viene è perseverare nel leggere le scritture. E questo certamente è buono, ma noi potremmo leggere tutta la vita la scrittura, ma non entrare in una dimensione di discepolato, non riuscire a scoprire veramente la potenza grande che c'è in Cristo. È un poco come succedeva ai farisei. Cosa gli diceva Gesù? Voi investigate le scritture ed esse certamente rendono testimonianza di me, eppure non volete venire a me per avere la vita eterna, come a dire siete degli studiosi di una parola teorica, ma non volete accostarvi a me. Allora cominciamo a comprendere che il perseverare nella parola di Dio non ha a che fare con una cultura religiosa, non ha a che fare con dei versetti imparati a memoria, non ha a che fare con degli studi teologici, non ha a che fare con la scoperta di una particolare verità, ma fondamentalmente perseverare nella parola ha un significato che può tradursi,
credere nella potenza della grazia di Dio che si è manifestata in Cristo Gesù. La perseveranza nella parola è una fiducia in quello che Dio ha fatto. Questo è un concetto importante. Non è una perseveranza nelle nostre capacità di... Mi spiego un attimo meglio. Qualcuno tante volte mi incontra e mi dice: ma io ho letto ogni giorno 3 versetti, 4 versetti per 5 anni. Ci sono quei sistemi di lettura che permettono di leggere la Bibbia in un anno, non so se ne sapete qualcosa. Dice: ma io ho perseverato nella sua parola e mi sento sempre lo stesso. Allora comprendetemi, perseverare nella parola non è una perseveranza su un atteggiamento nostro, ma è una perseveranza, una fiducia costante nell'opera di Dio. Questo ci rende capaci di essere suoi discepoli. Ed è comprensibile questo discorso. Perché? Perché solitamente la vita del discepolo col maestro è una vita molto intima. Non esiste il concetto, oggi esiste il concetto della laurea presa per corrispondenza, Erasmo, qualunque altro tipo di associazione, facciamo pubblicità. Oggi esiste il concetto del diploma ottenuto, non, puntini, 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 o il corso fatto per... No, nel discepolato, così come lo intende Gesù, c'è un cammino costante, c'è un contatto costante del Maestro coi suoi discepoli. E questo come può non avvenire se non attraverso lo Spirito Santo, che è venuto nella nostra vita ed è un Maestro continuamente presente dentro di noi. Ecco perché. Allora, perseverare nella parola significa perseverare nella consapevolezza che il Maestro per eccellenza, lo Spirito Santo, è venuto nella nostra vita e Lui sta cercando di comunicarci, di spiegarci, di rivelarci tutta la potenzialità del messaggio cristiano. Questo ci rende progressivamente... Sarete veramente, infatti aggiunge Gesù, se perseverate nella mia parola sarete veramente miei discepoli. Come a dire che si può essere anche non veramente suoi discepoli. Si può essere apparentemente suoi discepoli, ma non avere confidenza col Maestro, fare dei corsi per corrispondenza, ogni tanto ti arrivano le dispense, tu studi, rimandi. No, il discepolato è una vita non religiosa, ma è una vita di contatto con il tuo amico Spirito Santo, con il tuo maestro Spirito Santo, che ti parlerà di Gesù, ti guiderà, starà con te in tutti gli spazi della tua vita. Qualche volta qualcuno dice: ah, ma io mi vergogno di pregare in gabinetto. Per dire una delle tante cose, come dire, è un posto? No! In ogni posto della nostra vita, in ogni situazione, il Maestro è con noi. Se noi ne abbiamo coscienza, questo fa crescere la nostra comprensione del progetto di Dio. Se noi invece ci ricordiamo di Dio semplicemente per piccoli spazi, e in quel momento vorremmo capire tutto quello che Dio vuole da noi, è molto difficile, fratelli. Ecco perché è importante una vita di comunità. Ecco perché è importante una vita dove ci si stimoli continuamente. Ecco perché è importante una vita dove ci si ricordi di queste cose. Perché se noi non abbiamo questa consapevolezza del Maestro con noi, noi faremo dei corsi brevi, noi apprenderemo poco, e non riusciremo a sviluppare veramente tutto il progetto meraviglioso che Dio ha per noi. Questo non significa che non siamo salvati, questo non significa che Dio quando trova luogo non ci benedice, questo non significa, ma non riusciremo ad arrivare a una maturazione se non attraverso una perseveranza nella
consapevolezza del Maestro che è con noi e che ci guida e ci istruisce, ci vuole fare comprendere che la sua presenza ha una direttiva per ogni aspetto della nostra vita. Non è solamente per le questioni trascendentali, ma Dio è interessato alla nostra vita di ogni giorno. Se perseverate nella mia parola, sarete veramente miei discepoli. E questa è la prima fase. Nel momento in cui avviene questo, cominciamo a conoscere la verità. Cos'è la verità? Sapete, tante volte lo abbiamo detto, la verità è qualcosa che ha un aspetto umano e ha un aspetto spirituale. Oggi la maggioranza di persone non vogliono conoscere la verità. Non vi sembri questa un'affermazione un poco estremista? Ma è così. Viviamo in una condizione tale che la verità è pericolosa da sapere. La verità ha i suoi rischi. La verità, meglio non conoscerla. La verità, meglio non saperla, ti potrebbe creare tanti problemi. Eppure Dio ci dice la verità, una verità che da una parte può farci anche male, ma che poi ci libera. Pensate un attimo alla verità sulla nostra condizione di peccatori. Certamente per il nostro orgoglio umano, per tutta una vita che ci siamo montati, abbiamo cercato di sentirci superiori agli altri, abbiamo cercato di credere di avere delle prerogative particolari. A un certo punto della nostra vita la verità di essere peccatore, perduto, non è stata una verità molto bella da accettare, da digerire. Una verità che ci fa male. Ma vedete, Dio è luce e la luce vuole illuminare le tenebre. La luce vuole illuminare la verità negativa anche, ma non per un atteggiamento di condanna, non per un atteggiamento di giudizio, ma proprio perché possiamo essere liberati da un concetto di verità semplicemente umano. La verità ti fa male, lo sai. C'era un canto che suonava così un po' di anni fa, io sono vecchio, voi ve lo ricordate. La verità ti fa male, mi fa male. La verità è qualche cosa che attentamente cerchiamo di eludere anche nei rapporti. Voi sapete benissimo che spesso si sceglie il formalismo, si sceglie il luogo comune proprio per evitare di entrare in contatto, perché quando si entra in contatto si fa cortocircuito, si entra in una risonanza spesso distruttiva. E infatti voi vi rendete conto spesso che le persone che dicono troppo la verità, non fraintendetemi, sono quelle che hanno più difficoltà di contatto, sono quelle che hanno più difficoltà, perché noi non siamo abituati a vivere in un mondo dove c'è la verità. Noi siamo abituati, vi sembrerà strano, la nostra cultura, tutto intorno a noi è una esaltazione della contraffazione. E non solamente a Napoli, dove ti riescono a contraffare qualunque cosa, ti riescono a vendere pipì come vino o altre cose del genere che sono successe a tanti miei amici. Non solamente lì, ma viviamo in un'atmosfera di contraffazione, viviamo in un'atmosfera dove ci siamo dovuti difendere dalla verità. E come ci si difende dalla verità? Ci si difende con le maschere, anche con le maschere religiose. Ma qui la parola di Gesù viene forte questa sera in ognuno di noi e ci dà delle grosse speranze. Come a dire, la verità ha due aspetti. La verità ha un aspetto molto drammatico, ha un aspetto molto brutto, ma nello stesso tempo la verità ha un aspetto di liberazione. Abbiamo bisogno di essere messi di fronte alla verità.
E sapete bene, lo Spirito Santo, a proposito di Maestro, sta lavorando nella nostra vita per farci vedere queste cose. Sapete, tante volte tra mariti e mogli, tra amici, ci sono momenti in cui uno dice la verità all'altro. Succede. E in quel momento veramente voi ve lo mangereste. Sapete nel vostro profondo che sta dicendo la verità. Sta dicendo le cose come stanno. Ma vi dà disturbo sapere le cose come stanno? Perché ci dà disturbo sapere le cose come stanno? Perché ci disturba? Perché tante volte non abbiamo fiducia nella possibilità di un cambiamento, non abbiamo fiducia nella possibilità di un'alternativa, e allora veniamo scoperti nelle nostre cose e lì diciamo: no, non è vero quello che stai dicendo. Invece sì, è proprio così, altro che non è vero. Non è vero quello che mi stai dicendo, non è vero che io sono come tu dici. No, è vero, è vero, non è vero. Ci difendiamo dalla verità. E sapete perché? Perché purtroppo siamo stati abituati a vedere solamente l'aspetto punitivo della verità. Dimmi la verità, chi è che ha rotto quelle cose? No, non sono io, è stato Giuseppe. Dimmi la verità, hai studiato? Mamma mia, dimmi la verità. Quante volte nella nostra vita la verità è diventato veramente minacciosa per noi, e avremmo preferito che non si sapesse mai. Dimmi la verità, ma cosa hai combinato? Dimmi la verità. Quante volte le persone ci hanno stimolato a una verità che era imbarazzante per noi da dire, da esprimere. Abbiamo sviluppato una paura della verità, abbiamo sviluppato una paura e abbiamo imparato ad andare avanti fischiettando senza più renderci conto delle cose che ci fanno male, delle cose che ci tormentano. Ed è assurdo che poi uno debba arrivare alla verità tante volte solamente quando arriva la crisi totale, la crisi depressiva. Allora lì arriva una verità di totale disagio, di totale fallimento, di totale blocco, di totale crisi. Ma Dio ce la vuole fare vedere prima la verità, e non ce la vuole fare vedere con un atteggiamento di condanna. Questo è importante. Perché è nata la copertura, la contraffazione? Perché è nato il nascondimento? Perché Adamo si è coperto? Perché Adamo ha avuto la sensazione di essere nudo? La paura, la paura, la paura del giudizio, la paura del giudizio di Dio, degli altri, è diventata una motivazione per nasconderci, per non conoscere la verità. Ma questa sera lo Spirito Santo, attraverso la parola che abbiamo letto, ci dice: conoscerete la verità. E la verità ha un aspetto umano, ripeto. E abbiamo bisogno di essere messi di fronte alla verità. Tante volte, sapete, è spiacevole mettere le persone di fronte alla verità. Io mi sono dovuto trovare di fronte a persone a un passo dalla morte. E in quel momento, emotivamente, umanamente, tu gli avresti detto: ma come, lo devi compatire, sta male. E invece in quel momento sentire l'amore di Dio e parlargli dell'amore di Dio, sentire il progetto di Dio, diventava una spinta, una qualche cosa che superava il luogo umano, le sensazioni, le emozioni. Tante volte anche noi ci rassegniamo a una verità solamente umana, che è una verità di diagnosi di fallimento. La verità è questa. Sentite tante persone che dicono: la verità è questa, che nessuno mi ama, la verità è questa. Ci fermiamo alla diagnosi della verità umana, però la verità umana va compresa per poi scoprire l'alternativa di Dio. La verità umana va detta, la verità umana non va risparmiata per paura di fare soffrire le persone. Certamente si trova il modo, il luogo, non certamente dovete sbattere la verità di fronte agli altri, però c'è il modo e il luogo dove Dio ci farà vedere la verità. Di quella feritina che a noi sembra una feritina, ma che è un tumore
nella nostra vita e che ci sta distruggendo, e Dio in un certo momento ci deve fare vedere la verità di questo tumore. E come farà se non mettendoci di fronte ai sintomi reali, alla distruzione? Sarà brutto il momento della verità, è brutto il momento di quando si vede una malattia, però grazie a Dio che le malattie dell'anima, le malattie della psiche hanno una guarigione. Ecco perché Dio ci chiede di non avere paura della verità, non avere paura di scoprire quello che ci abbiamo dentro, perché la sua potenza ci dà una libertà nuova di vivere. Se perseverate nella mia parola, sarete veramente miei discepoli, conoscerete la verità. Questa sera tanti di noi conoscono la verità. E sapete, chi conosce la verità è la persona più sobria, più equilibrata. Chi conosce la verità dei propri limiti è la persona più capace di essere guidata da Dio. Tante volte noi nascondiamo i nostri limiti, nascondiamo i nostri aspetti oscuri, perché sotto sotto abbiamo ancora un atteggiamento di autogiustizia, perché sotto sotto pensiamo: se io faccio vedere che sono così, Dio non mi amerà, gli altri non mi considereranno. No! C'è una verità che questa sera lo Spirito Santo ci vuole fare comprendere. È la verità. È che Gesù è diventato l'alternativa per i nostri limiti, per le nostre incapacità. Gesù è diventato la verità alternativa. Questo è bello. Guardate che contrapposizione tremenda. Il diavolo è diventato la conclusione della verità umana. Appena arrivi alla somma di tutte le verità umane, ti accorgi che l'io sono umano, è un io molto distruttivo. Ieri siamo stati a una conferenza molto bella che è stata all'Istituto Meili, organizzata da uno dei professori di mio figlio, quale fa parte attiva del rinnovamento, aveva invitato Padre La Grua, e ha trattato il tema della magia e dell'occultismo con una profondità che mi ha scioccato. Cioè, con una chiarezza, tutte le correnti, tutte le sette più strane, più di 10.000, di cui lui è un grande studioso, in cui il centro, in fondo, è l'io sono umano, io sarò Dio. Questa è la verità della nostra umanità. Io sono Dio e tu mi devi ascoltare. Questa è la verità umana. Ma a questa verità, solamente distruttiva, che tante volte ci porta a un limite, ci fa vedere la difficoltà, ci porta a non capire, ci porta a bloccarci, ci porta ad avere paura, Gesù è diventato la verità alternativa. Ci credete questa sera? Ci credete che Gesù è diventato il rovescio del lato oscuro della medaglia della vostra vita? Lui è diventato la nuova vita che c'è in voi. Voi avete ricevuto una nuova vita che è la verità. Conoscerete la verità. E allora tutto assume un significato più grande. Conoscerete la vostra vera vita. Conoscerete Cristo. E questo vi renderà liberi. Conoscerete Cristo, diventerete una stessa cosa con Lui, e questo vi farà liberi. Ci alziamo in piedi. Non ci fermiamo alla verità umana questa sera, se no conosceremo la verità e la verità ci farà schiavi. Questa è la ricerca, questa è la conclusione, questo è il destino di una verità antropocentrica, di una verità centrata sul nostro io, sull'essere umano, sull'io carnale. Ma Dio ci ha dato un altro io, Dio ci ha dato un'altra identità. Ecco perché ci chiede di
centrare la nostra ricerca sulla nuova vita che Lui ha messo in noi. Conoscerai un nuovo Francesco, conoscerai una nuova Sally, conoscerai un nuovo Francesco, conoscerai una nuova Valeria. E la coscienza di questa nuova identità ti renderà libero. Questa è la vera libertà. Tante volte noi cerchiamo di addomesticare la verità umana e spiritualizzarla, cercare di trasformarla, cercare di educarla, ma la verità umana è una verità che ha i suoi limiti. La verità di Dio ti dà speranza questa sera. La verità di Dio ti proietta in avanti. La verità di Dio ti fa superare quei momenti dove ti accorgi che non puoi più comunicare con nessuno, quei momenti dove ti sembra che tutto sta crollando, quei momenti dove vedi tutto nero. È vero, non stai vedendo una cosa sbagliata, non ti devi illudere, non devi fare come le persone che a questa visione sostituiscono la televisione, quindi almeno vedono cose demenziali, si vedono, non c'è niente di male, dico, però come copertura di una verità brutta che non si vuole vedere, ci si illude, si viaggia. Si vola nel ciberspazio, nella televisione, nelle macchine virtuali, in tutto quello che la nostra scienza sta inventando per cercare di non farci vedere la verità brutta, così com'è. Ma non avere paura della brutta verità del tuo handicap, della brutta verità del tuo caratteraccio, della brutta verità delle tue problematiche, non avere paura. Perché Cristo è divenuto verità in te, identità nuova, e conosci Lui, credi in Lui, credi nella Sua opera, e questo ti porterà a una libertà nuova, a una libertà dai condizionamenti che la vita ha determinato in te. Se questa sera possiamo crederci, domani, quando ci svegliamo, possiamo ingranare una marcia diversa. Possiamo ingranare una marcia diversa. Preghiamo assieme questa sera, perché lo Spirito Santo ci dia questa coscienza, ci dia la possibilità di conoscere questa verità, la verità dell'amore di Dio che si è incarnata in Cristo dentro di noi. Io voglio conoscerla. Io non mi meraviglio della verità di Mauro Adragna, però sto conoscendo un'altra verità, del nuovo Mauro Adragna, e mi sconvolge perché è completamente diverso dalla mia mente, è completamente diverso dalle impronte che ho ricevuto da questa vita. Mi sconvolge la scoperta del Mauro nuovo. Ma voglio invitarvi a fare questa scoperta. Non restate nelle vostre fantasie, non restate solamente aspettandovi che gli altri vi diano chissà che cosa, vi gratifichino. Non aspettate che gli altri si accorgano di voi. Dio si è accorto di te, Lui si è accorto di te. Non aspettare che gli altri ti circondino, ti facciano, ti mettano a tuo agio. Dio si è accorto di te, la verità del tuo malessere, ma non ti ha lasciato lì nel tuo marcio, ma ti ha dato un'alternativa. E quello che Dio si aspetta è che tu inizi tutto un cammino per poter scoprire questo progetto. E il senso dell'essere Chiesa è proprio questo, aiutarsi a scoprire questo progetto. Se lo scoprirai, diventerai sempre più libera. Lode al Signore. Signore, ti ringraziamo questa sera perché tu hai un progetto di libertà. E anche quando noi non ci crediamo, anche quando sembriamo diventare schiavi dei nostri pensieri, sentimenti, dei nostri risentimenti, delle nostre amarezze, anche quando ci aspetteremo che il mondo fosse tutto ai nostri piedi, anche quando siamo traumatizzati, siamo feriti dalle circostanze, dalla verità degli altri, dalla verità di noi stessi, grazie perché non si ferma lì, ma grazie perché il tuo Spirito, come maestro di vita, ci mostra l'altra faccia della verità, cioè quella di Cristo in noi, via, verità e vita. Sì, questa sera, Signore, attraverso il Tuo Spirito vogliamo credere in una maniera nuova a Cristo in noi, via, verità e vita.
via quando ci sentiamo smarriti, quando non vediamo una direzione. Verità, quando tutto intorno a noi è confuso, incerto. Vita, sì, perché in Cristo c'è una potenza di vita, Signore, una potenza di pace, di amore, di opere buone, preparate per ognuno di noi perché le operiamo.